Buongiorno carissimi signor Fidei, con questa chiacchierata vorrei invitarvi a compiere un viaggio nello spazio e nel tempo, una visita virtuale e al tempo stesso spirituale sulla collina di Parmenì, dal momento che non si è potuto effettuare il pellegrinaggio che era previsto per la fine di maggio. Considerate la nostra visita un appuntamento con Dio, come lo è stato 306 anni fa per San Giovanni Battista della Salle. Intanto rispondiamo subito a una domanda: perché è importante la collina di Parmenì per i lasalliani? Parmenì è un luogo simbolo nella vita del nostro fondatore e il tempo, i 15 giorni che lui vi ha dimorato, sono da considerare un momento topico per il futuro dell'istituto. Ho usato queste due espressioni, luogo, simbolo e momento topico, che si chiariranno nel corso di questa chiacchierata, con la quale intendo spiegare la valenza di Parmenì per tutti noi e per l'intero mondo lasalliano. A Parmenì fu deciso il futuro del giovane istituto. A Parmenì c'è stato un ripensamento e un ritorno al carisma fondativo. A Parmenì avvenne una svolta determinante nella vita del De La Salle. Sulla collina c'è una chiesetta risalente al XII secolo, ma il nostro interesse per il luogo incomincia qualche secolo dopo, nella primavera del 1714, quando La Salle, appena convalescente da una tremenda malattia reumatica, giunse sulla sua cima per rimettersi in salute e per ritrovare un po' di pace e di serenità. Ma, come penso sappiate, non era solo il desiderio di ristabilirsi fisicamente che lo spingeva fin su quella collina, o un problema di serenità psicologica. La Salle cercava Dio. Nei mesi precedenti lo aveva cercato peregrinando in vari monasteri e in altri luoghi di culto, 40 giorni nel convento di Saint-Maximin dei Domenicani, presso il massiccio della Sainte-Baume, dove pensò addirittura di aspettarvi la morte, al convento dei Cappuccini di Mende, nella Grande Chartreuse, sempre alla ricerca della volontà di Dio. Il nostro santo in quel periodo, per usare una terminologia mistica, stava vivendo la notte oscura. Non sentiva più il conforto di Dio, non riusciva più a capire quale fosse la sua volontà. Continuava a credere in Dio, certo, lo cercava disperatamente, ma Dio sembrava giocasse a nascondino con lui. Dopo una serie di processi, denunce, richiami e condanne, dopo aver subito la destituzione da superiore da parte dell'autorità ecclesiastica, dopo aver sofferto alcuni tradimenti e divisioni da parte di alcuni suoi discepoli, pensò che fosse lui la causa di tutto quell'accanimento contro l'istituto, che insomma fosse lui la sua persona a intralciare l'opera di Dio. Il suo biografo Jean-Baptiste Blaine ha scritto che La Salle cominciò a chiedersi se la sua fondazione venisse da Dio oppure se un'opera da tutti contestata non fosse frutto della sua iniziativa. Fu assalito dal dubbio, dunque non sapeva più se rientrasse nella volontà di Dio l'opera che veniva combattuta da ogni parte. Abbandonato dagli uomini, si sentì abbandonato anche da Dio, cui chiese un'illuminazione, ma Dio sembrava sordo alle sue preghiere. Ai piedi della collina di Parmenì, alta 738 metri, a 25 km da Grenoble, a Tulle, sorgeva la casa di Messie Jean Dissé de Saléon, canonico di Saint-André e cappellano della chiesa di Parmenì. In seguito questo sacerdote divenne vescovo. Questi, grande amico di Jean Baptiste,
Avendo saputo che l'amico era stato malato e aveva dovuto affrontare non poche difficoltà da parte dei suoi discepoli, da parte delle autorità civili ed ecclesiastiche, lo invitò per un periodo di riposo. Intanto gli avrebbe chiesto di sostituirlo nella direzione spirituale del romitorio di Parmenì, dove viveva in preghiera e con il compito di accogliere i pellegrini. Suor Luis, da tutti considerata una santa veggente. Con l'aiuto di questa santa donna, la Salle comprese quale fosse la volontà di Dio in relazione all'istituto che aveva fondato. L'aria buona, l'amenità del luogo, le lunghe passeggiate tra i sentieri del vicino bosco, la riflessione e la preghiera fecero il resto. Il santo ritrovò le forze fisiche. Rimarginò le ferite del suo cuore, superò le incertezze su quanto avrebbe dovuto fare in avvenire. Ma furono specialmente le parole di Suor Luis a dissuaderlo dallo scegliere la vita eremitica. Gli diceva infatti: non devi abbandonare la famiglia di cui Dio ti ha reso padre. Questo è il tuo lavoro. Devi perseverare fino alla fine, unendo, come già hai cominciato a fare, la vita di Maria a quella di Marta, cioè vita contemplativa e vita attiva. Per la Salle, la collina di Parmenì è stata un po' come il monte Horeb per il profeta Elia. L'analogia con il profeta Elia che intendo sottoporre alla vostra attenzione ci fa capire meglio il momento vissuto dalla Salle. Un noto passo della Scrittura, cioè il primo libro dei Re al capitolo 19, racconta l'incontro di Elia con Dio sul monte Horeb, avvenuto non nel frastuono, ma nel silenzio e nella quiete. Ecco il testo. Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì? Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna, ed ecco venne a lui una voce che gli diceva: Che cosa fai qui, Elia? Egli rispose: Sono pieno di zelo per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli Israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita. Il Signore gli disse: Su, ritorna sui tuoi passi verso il deserto di Damasco. Elia fuggì verso l'Oreb, dove incontrò Dio che gli rivelò la missione da compiere. Brevemente vi ricordo il contesto in cui si svolsero i fatti. Nel regno del nord il re Acab e sua moglie Jezabele avevano introdotto il culto di Baal, ma Elia sul monte Carmelo combatté e sconfisse i 450 sacerdoti di Baal. Per il risultato ottenuto si sentì fiero e protagonista perché aveva fatto vincere la verità, ma Jezabele si infuriò e decise che Elia venisse ucciso entro una giornata. Il profeta allora ebbe paura e fuggì nel deserto. Elia aveva fatto tutto per Dio, ma non aveva capito che in realtà era Dio ad aver fatto tutto per lui. C'è voluta una crisi, una prova e delle minacce di morte e un momento duro perché, nonostante fosse pieno di zelo per il Signore, si fermasse. Nel deserto Elia aprì il suo cuore a Dio e gli manifestò tutto il suo sconforto e la sua profonda depressione. Basta, Signore, prendi la mia vita perché non sono migliore dei miei padri.
Anche la Salle sentì il peso della situazione che viveva e attribuì a sé la causa della stessa. Iniziò un profondo ripensamento. Dice la scrittura che il sonno lo colse, ma più che un sonno era una fuga, un desiderio di morte. Era come se volesse lasciare la missione per cui si era sentito chiamare da Dio. Ma avere nel cuore tristezza e pensieri di morte vuol dire non avere abbastanza fede in Dio. Negatività e mancanza di fiducia nel futuro escludono la presenza di Dio e la fede in Lui. È come aprire le porte al diavolo. Il nostro Dio, anche nelle inevitabili prove, è il Dio della vita, il Dio della gioia, il Dio della speranza e della fiducia totale. L'esperienza vissuta dal profeta è analoga alla vicenda esistenziale di Gian Battista della Salle. Quando la Salle avvertì il fallimento, si convinse che fosse l'inizio della fine, tanto da desiderare la morte, come ebbe a dichiarare al suo confessore. Perciò ritenne che l'unica cosa da fare fosse quella di mettersi da parte, di fuggire nel deserto. In realtà ci sarà una morte per lui, ma non quella fisica, la morte di se stesso. E sarà proprio attraverso il deserto e la solitudine di Parmenì che purificherà il suo cuore. A questo punto Dio, come aveva fatto con il profeta, quando vinse i sacerdoti di Baal, fa capire che alla Salle, anche alla Salle, che è stato lui a portarlo a realizzare la sua opera. Proprio ciò che lo stesso santo, anni prima, in un momento di tranquillità, aveva percepito e poi scritto in una preziosa testimonianza. Dio che conduce ogni cosa con dolcezza e con saggezza, e che non ha l'abitudine di forzare l'inclinazione degli uomini, volendo che mi impegnassi completamente nella fondazione delle scuole, lo fece in modo impercettibile, impiegando parecchio tempo, in modo che un impegno mi conducesse a un altro, senza che avessi previsto tutto dall'inizio. Ora però stava nel pieno della bufera. L'unica cosa da fare era allontanarsi dai suoi fratelli e dalle scuole. Si sentiva un fallito, un intralcio al piano di Dio. E il suo non era un atteggiamento di autocommiserazione, ma la sincera consapevolezza che fosse proprio la sua persona a rovinare tutto. Ne aveva avuto conferma quando alcuni fratelli lo avevano rinnegato. E avevano anche pensato con convinzione che fosse la sua presenza ad attirare la malevolenza sull'istituto. Anche lui, come il profeta, dovrà seguire la strada dell'umiltà, perché l'umiltà è la sola strada che conduce a Dio. Ha sentito il bisogno della solitudine, del silenzio e della quiete, illudendosi che ogni pensiero e ogni intenzione, intuizione che gli passava per la mente fosse un messaggio celeste. Provò un'angoscia mortale che sembrava volergli straziare l'anima. Da Marsiglia, la Salle aveva raggiunto a piedi Saint-Ebon, dove pensava a scrollarsi di dosso tutto il passato come una zavorra ingombrante e immergersi nella preghiera. Ma Dio continuava a tacere. Il dubbio aumentava, come pure lo scoraggiamento, finché giunse sull'amena collina di Parmenì, in cerca di riposo fisico e spirituale, e soprattutto con un profondo bisogno di ritrovare Dio, che da quando era iniziata la notte spirituale non sentiva più. Elia si era rifugiato in una caverna per passare la notte. La notte è il tempo in cui non si vede nulla e si attende la luce dell'alba. È il tempo della ricerca, è il tempo dell'attesa.
La Salle si ritira in preghiera nella chiesetta di Parmenì, aspettando di superare la notte dell'anima e di rivedere la luce, l'illuminazione divina, la sua volontà. Come Elia sull'Oreb ha percepito la presenza di Dio nel sussurro di una brezza leggera, la Salle sulla collina di Parmenì avvertì di nuovo la voce di Dio tramite Sœur Louise, figlia del vento e della grazia, che aveva il dono di leggere nel cuore e nella storia delle persone. A Elia Dio manifestò la sua volontà. Gli dice: "Che cosa fai qui?" Ma Dio non forza mai la mano, anche se a volte permette che un'anima passi attraverso eventi drammatici. E come a Elia, così alla Salle. Ed è stata ancora la parola di Dio ad aiutare l'uno e l'altro e a illuminare la loro anima. Elia e la Salle sono stati pronti a riprendere la strada, cioè la volontà di Dio. Elia ricevette il mandato che gli diceva: "Su, ritorna sui tuoi passi." Anche Sœur Louise, quasi come un oracolo, esorta la Salle: "Non devi abbandonare la famiglia di cui Dio ti ha reso padre." A conferma di ciò, giunse di lì a poco una lettera dei principali fratelli che dichiaravano quanto sia estremamente urgente che ella riprenda il governo e la guida della santa opera di Dio, che è anche la sua, poiché è piaciuto al Signore servirsi di lei per stabilirla e condurla da tanto tempo. La veggente invita dunque la Salle a compiere fino in fondo la volontà di Dio, e lo convince a riprendere la direzione della congregazione. Con la lettera i fratelli lo pregano umilmente, ma al tempo stesso gli ordinano di riprendere la guida della santa opera di Dio, che è anche la sua. Dopo l'arrivo della lettera, Sœur Louise ancora più esplicitamente: "È evidente che il Signore vuole che lei ritorni a Parigi e che si dedichi ai suoi fratelli. Non esiti a compiere la volontà di Dio." L'incontro personale con Dio non allontana mai dalla gente e neppure dalla missione ricevuta. E allora, quale insegnamento per noi? Innanzitutto, quello di affidarci totalmente a Dio. Dobbiamo essere convinti che anche quando sembra che Dio stia lontano e ci abbia addirittura abbandonati, lui sta al nostro fianco. A Parmenì l'appuntamento con Dio c'è stato. C'è stato per la Salle, può esserci anche per noi. E non solo a Parmenì, in qualunque luogo possiamo avvertire la presenza di Dio. Ora la Salle non ha più dubbi. Deve ritornare tra i suoi fratelli. Giunto a Parigi, si diresse in Rue de la Barrière, bussò alla porta della comunità e, salutando i fratelli, dice: "Eccomi qua, che cosa desiderate da me?" Eccomi, parola biblica che esprime prontezza e disponibilità a compiere il volere di Dio. Ancora una volta la Salle offre la sua piena disponibilità a Dio. A coloro che avrebbero voluto trattenerlo nel sud della Francia, aveva detto: "Voglio obbedire ai fratelli che mi ordinano di tornare a Parigi", anche se in cuor suo intendeva dire: "Devo compiere ciò che Dio si aspetta da me". Ora, la collina di Parmenì è diventata un centro lasalliano di preghiera. All'interno della storica chiesetta una lapide recita: "Nell'anno di grazia 1714, San Giovanni Battista della Salle, fondatore dei Fratelli delle Scuole Cristiane, decise in questa cappella la sorte del suo giovane istituto". In quanto a Sor Luis,
La morte la raggiunse all'età di 81 anni, il 22 gennaio 1727, proprio sulla collina di Parmenì, dove è stata sepolta. Grazie.